Ciao a tutti, torno con questo nuovo talk, web talk, porno politica. Non preoccupatevi, oppure disperatevi perché non c'è nulla di pornografico in questo talk. Per lo più porno politica è un po' una definizione che mi piace dare rispetto a come i media trattano la politica e come a certa politica piace essere trattata dai media, e quindi insomma il concetto di una politica che, come dire, vada a soddisfare i bisogni più immediati dell'audience, un po' come appunto YouPorn, come dire, Pornhub, no? C'è un bisogno immediato, c'è un'utenza che richiede la soddisfazione di questo bisogno, e quindi tutto si chiude, inizia e si chiude in pochi minuti o in pochi giorni o al massimo in una settimana. Ospite di questa prima puntata, sono contento che abbia accettato l'invito, è Marco Canestrari, che avrete già visto intervistato dai maggiori quotidiani nazionali, che ha preso parte ai talk più importanti del paese, autore insieme a Nicola Biondo di Supernova e Il sistema Casaleggio. Con questi due libri hanno approfondito il tema Movimento 5 Stelle, conquista del consenso, mantenimento del consenso, strategia di comunicazione, strategia anche di web marketing. Io introduco subito il mio ospite. Ciao Enrico, grazie dell'invito. No. Ok, che insomma il film appunto, intanto giorni fa il Partito Democratico si è riunito in un'abbazia e in un convento, e questo mi ha ricordato il film Todomodo. Todomodo che tu hai visto? No, non l'ho visto. Ecco, diciamo che è un film degli anni 70 in cui appunto c'era questa che oggi diremo casta politica, questa casta politica tra imprenditori e capi tra i maggiori leader del paese, che si riuniscono in questo convento mentre fuori imperversa la peste. La peste. E un pochino questo poi mi ha fatto anche pensare alla peste, no? Qualche tempo fa si chiamava la peste gialla, no? Qualcuno la chiamava l'ondata del Movimento 5 Stelle. Quindi un pochino, insomma, se non l'avete visto, vedetelo, Todomodo, con Gian Maria Volontè, Mastroianni, regia di Elio Petri. Se l'avete già visto, rivedetelo. Ti ho detto, no, giorni fa, mi interesserebbe parlare con te di questi nuovi 5 Stelle che oggi sono moderati, però poi in realtà mi è anche venuta l'idea di parlare con te di come la comunicazione rappresenta la politica e di come il Movimento 5 Stelle nella sua rappresentazione probabilmente ha cambiato, no, qualcosa. Tu come la vedi? Ma il Movimento 5 Stelle vorrebbe al momento, o meglio, il suo capo politico Di Maio vorrebbe passare da moderato perché secondo lui lì c'è il bacino di voti più ampio e comunque è più presentabile, più governista come immagine, ma in realtà ovviamente si tratta di un inganno, sono le stesse persone dei decreti Salvini, le stesse persone che vogliono senza alcun tipo di processo democratico, revocare le concessioni, giusto o sbagliato che sia, non è il fatto, appunto, non è se sia giusto o meno revocare le concessioni, è come lo si fa, non è che lo puoi fare d'imperio. Moderato in tubo, mi verrebbe da dire, insomma. Beh, moderati nella misura in cui, diciamo,
da quasi un anno e mezzo ormai rivestono cariche di governo. E comunque il Movimento 5 Stelle ha anche espresso un certo cinismo, se vogliamo, passando da un'alleanza con la Lega a un'alleanza col Partito Democratico. Al di là del merito politico, che insomma può interessare oppure anche non interessare, ciò che proprio mi colpisce, no? È un po' il cambio di rappresentazione, di autorappresentazione che probabilmente il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare con, chiaramente al suo interno, poi delle diatribe, no? Delle faide. Sì, come dicevo prima, è ovvio che cercano in qualche modo di rendersi presentabile agli occhi di quell'elettorato che probabilmente pensano rappresenti i loro attuali alleati di governo. Ma il punto è che il movimento è sempre la stessa cosa, è una scatola vuota che si adatta, molto, molto bravo ad adattarsi alle circostanze che cambiano, questo è un merito che va riconosciuto a Davide Casaleggio. Ma ripeto, al di là della scatola vuota non c'è nulla se non la volontà, o meglio il terrore di una classe dirigente di perdere il ruolo che si è conquistata, nei palazzi del governo. Ogni volta che il Movimento 5 Stelle assume una posizione, a me sembra che lo faccia unicamente per cercare di mantenere il punto, la posizione che si è conquistata, non tanto per una volontà reale di abbracciare questa o quella posizione politica. Sì, il consenso in questo caso, no? Laddove appunto porno politica è il titolo proprio del talk, laddove la politica soddisfa bisogni immediati in pochissimo tempo e ogni giorno ha necessità di creare nuovi contenuti, no? Nuovi appunto messaggi sempre più accattivanti, no? Movimento 5 Stelle all'inizio della sua, no, parabola era molto porno politico, se vogliamo. Dai, come dire, attirava il gusto della gente. La gente era lì che seguiva le vicende in televisione, sul web. Oggi come potrebbe tornare a essere porno politico il Movimento 5 Stelle? Oggi è ancora un porno politico, secondo me, Stelle. Loro hanno assunto nell'area di governo il ruolo che aveva Salvini prima, su per esempio la questione dei migranti. Quella è la loro posizione, che è la stessa che avevano prima con Salvini, è esattamente il desiderio di soddisfare quel bisogno di trovare un colpevole, che l'elettorato italiano ha sempre. E loro indicano il colpevole nella migrazione. Cosa c'è di più porno di un atteggiamento del genere? Quello è quello il modo in cui adesso soddisfano, come appunto, come dicevo prima, la questione delle concessioni. È chiaro che ci siano state delle mancanze da parte del concessionario, ma insomma, il ministero che doveva controllare dov'era, però. Come dire, additare al concessionario e dare come soluzione la più semplice, cioè via la concessione, è un atteggiamento estremamente porno da questo punto di vista, secondo Verrebbe da dire, e allora il Movimento 5 me. Stelle, no? Esatto. Citando un vecchio adagio, e allora il PD. Tu sei stato, lo sappiamo, perché chiaramente, insomma, ormai è un annetto che imperversi, no? Nel circo Oppure di più. mediatico, eh? Di Pure di più. più, noi siamo usciti con Supernova nel 2016, quindi quasi 4 anni. Insomma. Tu, ecco appunto, vediamo i libri, no? Supernova, il sistema Casaleggio, Ponte alle Grazie. Come si crea il consenso porno politico e come si crea il consenso porno politico attraverso i social media? Perché tra l'altro tu di lavoro sei sviluppatore, no? Sì, si crea con la profilazione degli utenti in questo caso. Non vorrei andare troppo sul tecnico, però quello che abbiamo osservato e abbiamo scoperto anche in queste ultime settimane io e Nicola Biondo è che se ci pensiamo bene, quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, l'Associazione Rousseau e prima Casaleggio Associati, che si occupava di gestire il Movimento 5 Stelle, non è stato altro che profilare gli utenti con
con diverse metodologie, e utilizzare le cose che scoprivano su questi utenti, i modi di essere, i modi di pensare, le reazioni che avevano a determinati stimoli comunicativi per fomentare queste pulsioni che Gianroberto Casaleggio prima, Davide Casaleggio dopo, trovava nei commenti del blog, su Facebook, su Twitter, cercando poi di convertirli in consenso politico. Non è una cosa troppo diversa da quello che è successo, per esempio, negli Stati Uniti nel 2016 e con la Brexit. Io sono a Londra, io abito a Londra. Non volevo dirlo perché un po' mi piace questa rappresentazione, anch'essa a suo modo pornopolitica, cioè Marco Canestrati che ha lavorato per la Casaleggio, a un certo punto è andato via dalla Casaleggio e mi piace pensare in questa narrazione di esiliato o autoesiliato. In realtà non è vero, dai, No, no. no, sono un cervello in fuga d'amore, come mi piace definire. Ah, Ho sono stato seguito anch'io per un moglie. periodo un cervello in fuga. Per amore, questa cosa molto carina. E invece, quindi, no, quindi insomma, smontiamo questa rappresentazione pornopolitica. E invece tu hai scelto di uscire dalla Casaleggio, eh? Mentre invece il tuo Sì. socio, coautore dei libri, e invece biondo, era responsabile della comunicazione Sì, lui è del stato tra il movimento. 2013 e il 2014 responsabile di comunicazione alla Camera. Alla Camera, ciò che poi ha fatto Casalino. Sì, esatto. Casalino era al Senato, poi quando Nicola ha deciso di andare via, gli è stato affidato l'incarico per tutti e due i rami del Parlamento. Quindi, insomma, quindi Biondo è stato scalzato da Casalino. No, no, Biondo se n'è andato. Perché, come me, non sopportava più l'ipocrisia che si respirava in quei corridoi, in quelle stanze. Casalino poi ha assunto l'incarico su indicazione di Casaleggio, ma non è stato scalzato affatto da Quindi Nicola. tu sei un grillino nostalgico, perché oggi si può già parlare di... No, No. Cioè tu vorresti tornare alle origini, al io non Vaffadei? sono, io e Nicola non siamo. Sì, io e Nicola non siamo grillini nostalgici, io e Nicola siamo professionisti che hanno collaborato con le persone che hanno ideato e costruito questo progetto politico, salvo poi decidere che non era più il caso, anche professionalmente, di continuare a intraprendere quella strada. Non siamo affatto nostalgici, noi siamo anzi molto critici anche del modo in cui noi stessi non siamo stati in grado di capire prima di quello che succede, che abbiamo fatto, la piega che stava prendendo quel progetto, insomma. Vabbè, però Marco era prevedibile, dai. No, adesso non voglio. No, no, Era prevedibile. era assolutamente prevedibile, tant'è che noi lo specifichiamo bene nei nostri libri, che sono quasi un modo per espiare delle colpe che sentiamo di avere, almeno per me, per quanto riguarda me. Nicola meno, perché lui era veramente un professionista. Che ha prestato la sua opera da professionista presso l'ufficio di comunicazione. Io ero ovviamente più coinvolto nel progetto e quindi sento più forte la responsabilità Marco, adesso. tu toccavi Peppe Grillo, cioè ce l'avevi accanto, ci parlavi, come dire, no? Sì, Avevi contatti con io questo corpo pornopolitico di Beppe Grillo? Com'era sta cosa? Com'era sta situazione? assolutamente, io ero l'inviato di Casaleggio quando Beppe Grillo andava a incontrare gli ambasciatori a Roma, quando andava agli incontri istituzionali. Devo dire che fa parte come dire, dei rimorsi che ho, che era evidente fin da subito che Beppe Grillo non avesse alcun tipo di propria convinzione, propria ideologia e propria progettualità rispetto al Movimento 5 Stelle. È sempre stato da questo punto di vista era anche onesto, probabilmente. È sempre stato veramente il portavoce, soltanto che invece di essere il portavoce dei cittadini, come voleva sottintendere, era il portavoce di Gianroberto Casaleggio, che è il vero ideatore di tutto quello che è successo
in quel movimento dal Tu con 2005 in Gian poi, dalla Roberto nascita del chiaramente hai blog, avuto... hai No, aspetta, idee al Movimento 5 Stelle. allora prima voglio mandare un video, no? Che sono gli auguri di buon anno di Beppe Grillo, no? Perché gli anni passati faceva il conto discorso del Presidente della Repubblica, quest'anno invece in maniera anche enigmatica, devo dire in maniera poco pornopolitica, perché... insomma, è particolare. Quest'anno invece ha fatto gli auguri al paese così. Auguri a tutti, auguri. Sarà un anno all'insegna dell'ottimismo. Basta aver paura, siamo terrorizzati da tutto, dal clima, i cambiamenti, qualsiasi cosa ci impaurisce, i mari che si innalzano e scompariranno, spiagge e città. Basta questa paura. Dobbiamo essere ottimisti, un futuro che ci aspetta è radioso. L'intelligenza artificiale, la robotica, il machine learning, ci sono l'upload e il download. Ci aspetta questo cambiamento verso i nostri giovani e i nostri nipoti. Sarà un anno meraviglioso, all'insegna dell'ottimismo straordinario, ma intanto ci dobbiamo leggermente preparare. Insomma, tu che lo hai conosciuto, ci hai lavorato insieme, lo hai frequentato quotidianamente, ci hai bevuto il caffè, ci hai mangiato probabilmente insieme, vi siete bevuti qualche grappa al bar, non so. Che cosa voleva dire con questo messaggio video mentre scava questa fossa in una spiaggia, che credo sia Bibbiona, immagino, insomma, dove vive? Sì, lui vive a una villa a Marina di Bibbona. Guarda, a me ha sempre divertito il modo in cui tutti quanti hanno, non soltanto la stampa, insomma, anche cercato di interpretare i messaggi di Grillo, cercando messaggi nascosti. La verità è che semplicemente lui è un artista, è un attore, è un comico, gli viene in mente qualcosa che faccia ridere e lo mette in scena. Non necessariamente, anzi quasi mai, ha un messaggio specifico da mandare. Credo che non l'avesse neanche in questo momento. Ha preso, come dire, il mood, ha fotografato il mood del momento. Si dice che Di Maio combatte in trincea contro i dissidenti del movimento, l'ha presa e ha fotografato questo sentimento in quello sketch, ma al di là di Francesco quello è una. Proietti scrive: secondo me cercava l'acqua. Può essere, insomma, magari capendo cosa può rappresentare l'acqua in questa sorta di allegoria. Se vogliamo, è un'allegoria quella roba lì, quella rappresentazione, no? Scenica che Beppe Grillo ci ha regalato. Gian Roberto Casaleggio, appunto Casaleggio Senior, Casaleggio Junior. Hai nostalgia almeno di Gian Roberto? Ma guarda, Gian Roberto era una persona estremamente stimolante dal punto di vista intellettuale, con idee a volte terrificanti, c'è da dire, ma veramente stimolante e è una persona interessante da conoscere e con cui parlare. Quindi sì, da questo punto di vista assolutamente molta nostalgia di Gian Roberto. Mentre invece Casaleggio Junior, Davide Casaleggio, io tra l'altro veramente ho problemi davvero, cioè nel senso, Gian Roberto Casaleggio, il nome di battesimo me lo ricordo, del Casaleggio figlio Davide a volte mi sfugge, come mai? Perché Davide è una persona a cui non piace, come il padre, stare sotto i riflettori, ma a differenza del padre, sotto i riflettori ci dovrebbe stare, perché lui alla morte del padre, come dire, spacchettato il potere che era tutto concentrato
nella sua azienda Casaleggio Associati l'ha suddiviso in alcuni soggetti giuridici diversi, tra cui l'associazione Rousseau, l'associazione Gianroberto Casaleggio, e ha, scusatemi, Prego. e ha costruito una struttura di cui è vertice, che gli consente di esprimere e di esercitare un potere quasi assoluto nei confronti del Movimento 5 Stelle, senza essere sottoposto al controllo democratico a cui dovrebbe essere sottoposto, perché la sua posizione è totalmente Allora, inamovibile. vedi com'è poco. Allora, mi permetto di dire, io ho letto i vostri libri, specialmente anche il sistema Casaleggio, che è appunto ciò che, di cui parli ora, no? È Sì. contenuto nel secondo libro, Il sistema Casaleggio, scritto sempre da te e da Nicola Biondo. Però vedi com'è poco, per me, tutta questa spiegazione qua, che a me interessa molto, no? Perché a me il porno, la pornopolitica, insomma, può interessare fino a un certo punto. Però vedi com'è difficile farlo capire. Cioè adesso io È ti chiederei, volutamente scusami Marco, difficile. scusami, ti chiederei di essere un porno politico e di spiegarmelo. Quanto ti do? Ti do 30 secondi. Lo so, non avevamo concordato questa cosa, però secondo me è importante perché, sai, bisogna rispondere con le stesse armi, perché se no. Perché il libro è molto bello, però è un libro, sono, adesso non ricordo, 200 e passa pagine, e va letto perché è molto interessante, però poca gente legge, tu lo sai meglio di me, fai comunicazione, sei Sì. sviluppatore informatico, fai, no? Esperto di web, la gente non legge, i giornali sono a picco, stanno crollando a picco, la gente a malapena guarda il talk in TV, sicuramente non guarda i web talk, spero, magari questo sì. 30 secondi, devi essere porno politico, mi devi spiegare questa situazione del conflitto di interessi di Davide Casaleggio rispetto al Movimento 5 Stelle e cosa la nostra democrazia rischia, sta rischiando, tenendo conto che il Movimento 5 Stelle è Certo. al governo adesso, tuttora, insomma. Allora, Davide Casaleggio è il capo della sua azienda e il capo del Movimento 5 Stelle, perché è proprietario dell'associazione Rousseau. Io sono una grossa azienda di tabacco, ok? O sono una grossa azienda che traghetta le persone dal continente alla Sardegna, per esempio. E ho bisogno di promuovere una normativa che mi sta a cuore. Però vado da un universitario qualunque o vado da una piccola azienda il cui proprietario è anche capo del partito che sta al governo? Questo è il conflitto di interessi. Cito questo esempio perché è l'esempio che è esattamente successo. Moby, come ha scoperto l'ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia, ha chiesto una consulenza a Casaleggio, una consulenza bella pesante, quasi 1 milione di euro, per promuovere una normativa che all'azienda sta a cuore. E non l'ha fatto con l'azienda tal dei tali, leader di mercato, l'ha fatto con una piccola azienda di Milano, che mai si è occupata di navi, che però ha attraverso il suo vertice un collegamento diretto col governo. Questo è il conflitto di interessi. Sì, tenendo conto che poi questi parlamentari del Movimento 5 Stelle sono tenuti a versare 300 euro al mese proprio alla Casaleggio associati. Insomma, dicono, vabbè, ma noi stiamo finanziando. No, no, attenzione, occhio che qua non alla Casaleggio Associati, all'Associazione Russo, Ah, giusto. perché la Casaleggio Associati formalmente, questa è la parte più porno Sei entrato nello spirito. della vicenda. Casaleggio Associati formalmente non c'entra nulla col Movimento 5 Stelle, formalmente. È l'Associazione Russo che formalmente si occupa di gestire il Movimento 5 Stelle. È come se tu, appunto, come dire, cerchi qualche cosa su YouPorn e ne trovi un'altra perché il titolo era sbagliato, mettiamola così. Sai, succedeva quando, non so, io non lo facevo, si scaricava Quando da scaricavi i film, uTorrent, certo. che cercavi, che so, il cartone animato Esatto. Biancaneve e i Sette Nani, e poi lo scaricavi, poi andavi lì, facevi play, magari con i bambini in soggiorno, guardate, Non ed era era un film Biancaneve e i porno. Sette Nani, esatto. Ed era un film porno. Esattamente la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Tu pensi di avere a che fare con l'associazione Rousseau e con Davide Casaleggio in quanto presidente dell'associazione Rousseau, ma in realtà
a che fare con una moltitudine di soggetti diversi. Questa cosa ha messo, come dire, ha confuso anche il garante della privacy quando ha dovuto fare la sua inchiesta, perché ha scritto a Casaleggio Associati, pensando che appunto fosse Casaleggio Associati il responsabile, risponde Davide Casaleggio dicendo: "No, io sono Davide Casaleggio, ma rispondo come associazione Rousseau". Questa è una cosa divertente, perché poi il garante: "Va bene, scusa. Allora, cara Associazione Russo, puoi mandarci il documento A, B e C?" E Davide Casaleggio risponde: "Certo, ecco i documenti A, B e C", e li manda dalla casella elettronica, di posta elettronica della Casaleggio Associati. Quindi, insomma, è una situazione estremamente porno. Molto porno. Sai che ti dico però che il Movimento 5 Stelle in questo governo, no? In questo governo, in questo momento, con questo governo, è sempre meno porno però, perché io lo vedo Di Maio, no? Incapace di dare quei contenuti, no? Che l'audience vuole, no? Che devono essere forti, efficaci, brevi, no? Che devono soddisfare, no? L'emozione del momento è sempre meno, no? Quindi i facilitatori adesso è tirato fuori, che di fatto sono, che so, una sorta di gran consiglio del Movimento 5 Stelle, e, cioè per dire, è stato molto più porno l'ex ministro Fioramonti. Sì, guarda Enrico, qua siamo nella stessa situazione del film scaricato col titolo diverso, perché tu quando parli di Di Maio e sottolinei l'inefficacia dei messaggi facilitatori, queste cose qua, in realtà devi pensare proprio a Casaleggio, perché queste sono, te lo dico, io ho lavorato 4 anni con queste persone, c'è proprio lo stampo, il marchio di fabbrica di quel tipo di ragionamento, di comunicazione, cercare la parola diversa per esprimere un concetto vecchio e stravecchio, no? Il meetup al posto della sezione, il facilitatore al posto del segretario locale. Cioè, Il contratto di governo al posto di programma condiviso. bravissimo, è esattamente questo di cui stiamo parlando. Questa incapacità non è di Di Maio, che da un certo punto di vista, poverino, mi fa anche qua un po' tenerezza, è di Casaleggio, che ha un'esigenza, che è quella di mantenere quasi il consenso interno, non che ne abbia bisogno, perché lui è il proprietario del Movimento 5 Stelle e ha una batteria di persone registrate alla piattaforma Lusso, che quando questi, perché ci sono le escursioni, non gliene frega niente, perché il governo, o meglio, il governo magari cade pure, la legislatura durerà fino alla fine, perché non c'è una maggioranza in Parlamento disposta a suicidarsi e a perdere i vitalizi, il diritto alla pensione che matura a fine del 2022, e soprattutto non vuole perdere l'occasione di eleggere il Presidente della Repubblica a questo Parlamento. Che è un po' la missione, no? Un po' la mission Se, di questo, di ma questa Casaleggio... legislatura. Casaleggio, finita questa legislatura, ha una batteria di migliaia e migliaia di persone che aspettano il proprio turno, disposte a pagargli quei 300 euro per ottenere un seggio che gliene frutta 15.000 di euro al mese. Quindi È non è quello il conveniente, problema. è conveniente. Assolutamente, insomma, è un contratto tutto sommato assolutamente conveniente per entrambe le parti. Ecco, questo è molto porno. Questa è Questo è molta porno molto politica, porno. questa cosa Questo è qui. molto, po questo è molto porno, è come dire, il noleggio di un seggio parlamentare per una cifra tutto sommato estremamente ridotta, è anche un po' porno di bassa lega, diciamo. Sì, no, però questa cosa qui è molto efficace, è molto. La capiamo, noi gente semplice questa cosa la capiamo e ti posso dire. Io sono anche d'accordo. 15.000 euro al mese e io ti devo dare Ma certo. 300 euro al mese, ragazzi. Cioè, mi rimangono 14.700 euro al mese, ragazzi. Ma infatti alla fine quelli deferiti ai propri viri sono pochissime persone rispetto a quello che doveva essere una slavina clamorosa. Vedi, metafora, quello che sta succedendo è che ci sono persone che stanno cercando di capire se potranno essere rielette con il Movimento 5 Stelle in qualche modo, o se gli conviene rischiare
e tentare di riposizionarsi. Questo è quello che sta succedendo con la gente che se ne va nel gruppo misto, aspetta Fioramonti che fa il gruppo parlamentare, insomma. Questo è il succo, cioè persone che cercano, soprattutto tra i vecchi parlamentari, quelli di seconda nomina, che in teoria non si possono Certo. ricandidare con 5 Stelle. C'è magari qualcuno con una propria storia personale, penso per esempio al comandante De Falco, che in un sussulto di dignità ha deciso di fissare un punto nella sua agenda politica. Persone di vecchia scuola che ancora ci tengono a fare bella Ancora ci figura, credono, che ancora ci credono. Ma io posso assolutamente, dire no? una cosa, ma voi che siete usciti dal Movimento 5 Stelle, se non l'avete fatto per trovarvi un'altra candidatura nella Lega o che ne so io dove, ma siete pazzi, cioè, ma siete matti, cioè, non lo so, non. È un equilibrio. Cioè, ci sarà un equilibrio. È chiaro che il Movimento 5 Stelle al prossimo giro eleggerà meno persone. Un parlamentare del Movimento 5 Stelle che può essere ricandidato deve fare questo ragionamento, deve farsi questa domanda. Io ho più possibilità, ho più probabilità di essere rieletto se rimango tra i pochi che potranno aspirare a questo seggio nel Movimento 5 Stelle o se tento la fortuna da qualche altra parte. Non è una scelta facile, eh? Non è una scelta assolutamente, ma assolutamente una scelta facile. Anche perché più se ne vanno, e più quelli che restano hanno possibilità di ricandidarsi con efficacia, con successo. Quindi più aspetti che gli altri facciano la mossa, più tu hai la possibilità Vabbè, ultima di domanda, Marco, fare proprio perché questo tuo ragionamento porta a questa domanda. la cosa. Certo. Quanto durerà ancora il Movimento 5 Stelle? Perché insomma, mi sembra un po' la fine dell'impero, no? Sì, potrà cambiare pelle, potrà diventare altro, però comunque quel Movimento 5 Stelle finisce, insomma, stiamo lì. Il Movimento 5 Stelle è già finito. Il Movimento 5 Stelle di oggi è un Movimento 5 Stelle nato nel 2017, a dicembre del 2017, anche formalmente, è stato rifondato da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio nel 2017. Quella storia non esiste più, ovviamente. Il Movimento 5 Stelle di adesso è un soggetto estremamente resiliente, capace di adattarsi alle mutate circostanze, e questa è una qualità che va riconosciuta a Davide Casaleggio. È veramente bravo a cambiare e a seconda delle circostanze che cambiano, che magari il prossimo giro eleggerà meno parlamentari e potrà ricostruire una narrazione, come si usa dire oggi, per ritornare al governo, ma che non ha bisogno realmente di stare sempre al governo, gli basta un piedino nelle istituzioni a Casaleggio per far andare avanti i Per suoi sogni aumentare il politici, i fatturato. suoi... Per Come? aumentare il fatturato. Anche perché non è assolutamente, è assolutamente negabile che nell'anno in cui il Movimento 5 Stelle arriva al governo, Casaleggio Associati raddoppia il fatturato, quasi raddoppia il fatturato e quasi decuplica l'utile, quindi insomma vantaggi probabilmente legati alla posizione del proprio partito. Casaleggio ne ha ottenuti anche senza andare a cercare illeciti. Ripeto Certo. semplicemente che è chiaro che di per sé diventa una calamita quell'azienda quando sai che il suo proprietario ha un'influenza così importante sul governo. Ricordo i libri Supernova, il sistema casaleggio di Nicola Biondo e Marco Canestrari, che è qui con noi. Ultimissima domanda e poi ti lascio alla tua Londra. Piove lì a Londra? No, oggi c'è un bellissimo sole, A non c'è una nuvola, non differenza, ci sono neanche le scie chimiche. pensa, pensa, hai visto? Sono anche perché non c'è più quel Movimento 5 Stelle che Non noi c'è tutti più, non c'è più amavamo. neanche, non c'è più. Non c'è più movimento, non ci sono più le scie chimiche. Adesso anche la gente si vaccina, pensa a te. Ma che pazzi che siete! Vabbè, il prossimo libro che fate? Che fai? Lo fai da solo? Basta con Biondo? Dai, non puoi No, andare no, sempre io. con Biondo a scrivere, cioè scrivi un libro tu da solo? No.
No, 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 no. Prossimo libro. Sarebbe interessante raccontare meglio queste vicende che riguardano il conflitto di interessi di Davide, proprio nello specifico, perché secondo me la vicenda Moby, che riguarda anche Grillo, potrebbe non essere un caso isolato. Se dovessero esserci altre evidenze che emergono, magari materiale per un'altra storia, potrebbe esserci. Va bene, io ti ringrazio. Grazie Tu, insomma, a te. sei stato il primo ospite della prima puntata di Pornopolitica. Non so se cioè, la responsabilità che ti sei preso. E volevo chiudere con te con questo motto, che non so se può diventare, diciamo, il tormentone alla Marzullo di questo talk. La pornopolitica conosce ragioni che la vostra mente non può comprendere. Ti piace? Molto, molto. Vabbè, e parafrasando il celebre adagio, io torno qui e, vabbè, vi ringrazio. Se vi è piaciuto, condividete, come si dice. Questi sono tutti i miei contatti, pagina Facebook, Enrico Pazzi, trattino, ma anche senza trattino, blog Roma, Twitter, Enrico Pazzi. Instagram e Pazzi. Se vi è piaciuto questo talk, questo web talk, condividetelo, mettete like e tutte le cose carine che si fanno sui social network. Un ultimo saluto a Marco Canestrari e poi chiudiamo. Ciao Marco, in bocca al lupo per Ciao tutto. Enrico, grazie mille, in bocca al lupo a te. Ciao.